Buongiorno, sono Laura Cavalli e vi presento il gruppo Api e Benessere per il benessere dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Api e Benessere è un gruppo multidisciplinare nato all'interno di VBA Onlus con l'obiettivo di divulgare le conoscenze delle proprietà bioattive dei prodotti dell'alveare e di promuovere l'apiterapia come medicina integrativa in un percorso rivolto al benessere dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Vogliamo precisare che per apiterapia intendiamo numerosi ambiti riferiti all'impiego di tutti i prodotti delle api e dei suoi e dei loro derivati. Le attività del gruppo Api e Benessere. La prima è divulgazione a operatori della salute, apicoltori e pubblico. Comunicazione al pubblico sui social, sul sito web e sui media. Formazione e aggiornamento, quindi corsi ad apicoltori e professionisti che lavorano in ambito sanitario, cosmetico e veterinario. Consulenza e assistenza tecnica per gli operatori e per gli apicoltori e gli operatori del settore alimentare, cosmetico e integrativo. E infine ricerca e sviluppo di nuovi campi di applicazioni e di innovativi protocolli operativi. Le attività del gruppo sono, come abbiamo visto, divulgare l'uso dell'apiterapia e il riflesso di questa sul benessere dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Comunicare al pubblico per incrementare essenzialmente l'uso dei prodotti dell'alveare, prodotti di qualità. Formare e aggiornare attraverso corsi online e di persona, workshop, convegni. Formare e aggiornare su cosa? Sulle proprietà bioattive dei prodotti delle api e sui possibili campi di applicazione, oltre a protocolli terapeutici dell'apiterapia. Consulenza e assistenza tecnica per garantire la migliore gestione sanitaria degli apiari e per l'eccellenza qualitativa, proprio sempre per la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura. Ricerca e sviluppo di nuovi campi di applicazione, innovativi protocolli riguardanti appunto l'uso dei prodotti bioattivi dell'alveare, sempre in collaborazione con aziende e università. Chi sono i fondatori del gruppo Api e Benessere? Laura Cavalli, che sono io, farmacista, operatore olistico, sono cofondatore dell'Associazione Italiana di Apiterapia, all'interno della quale ho ricoperto prima il ruolo di segretario e poi di vicepresidente. In questo ambito ho avuto modo di conoscere e approfondire l'apiterapia come medicina integrativa, sviluppando materiale didattico in apiterapia e apicosmesi. Sono in contatto con professori universitari e opinion leader del settore. Sono socia dell'International Federation of Apitherapy. Piero Milella, biologo, naturopata, consulente di nutrizione, si interessa dell'aspetto legato alle frequenze e aromi sprigionati dagli apiari olistici. Ha contribuito alla stesura di un corso di apicosmesi. Ha avuto modo, negli ultimi anni, di organizzare una grande raccolta di materiale bibliografico ed è in contatto con professori a livello universitario che portano avanti studi sui prodotti delle api. Rita Franceschini, apicoltrice e tecnico apistico, con una vocazione naturale all'apicoltura etica, indispensabile per ottenere prodotti idonei all'apiterapia. Ha partecipato a stage di apiterapia con il dottor Grosso negli anni 90. Valeria Malagnini, agronoma, apicoltrice e tecnologa presso la Fondazione Edmund Mac, segue progetti di biomonitoraggio, ha partecipato alla stesura della certificazione BF Beekeeping, è iscritta all'albo dei melissopalinologi. Serena Tulini, veterinario clinico, apicoltrice, esperta in nutraceutica e bioterapia nutrizionale. Durante il dottorato di ricerca in scienze degli alimenti ha lavorato nell'ambito della chimica residuale su matrici alimentari e ambientali. Lo slogan che ci contraddistingue è Difendi la biodiversità per difendere il tuo benessere. Ci trovate sul sito www.apiobenessere.com, potete contattarci a info@apiobenessere.com. Seguite la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram e il gruppo su Facebook Accademia di Apiterapia.